Stefano De Martino continua a rivolgere timidi cenni a distanza all'ex moglie Belén Rodríguez. Dopo l'intervista domenica in Comar Avenir, in cui ammetteva di essere ancora profondamente legato alla sua ex, il ballerino rincara la dose e confessa che sarebbe proprio la Rodriguez l'ultima donna della quale ha sentito di essersi innamorato. A Novella 2000 Stefano ha raccontato: il matrimonio è la consacrazione di un amore. Belén è stata la storia d'amore più bella che ho avuto. Per Belen ci sono e ci sarò sempre. L'ultima donna che ho amato è lei. Una dichiarazione che spazza via in un colpo solo il lungo legame con Gilda Ambrosio. Già poche settimane fa, Stefano aveva lasciato intendere di essere ancora sentimentalmente vicino alla sua ex. Intervistato da Mara Venera domenica il ballerino commentò con evidente nostalgia una foto di lui insieme al figlio Santiago e alla sua ex moglie. Quello è il mio posto preferito al mondo, ammise, pur rifiutandosi di sbilanciarsi ulteriormente. Quando l'intervistatrice tentò di metterlo all'angolo al fine di fargli ammettere di essere ancora innamorato, De Martino preferì glissare. Se De Martino fosse davvero ancora innamorato della sua ex, quello in corso potrebbe essere per lui un periodo fortunato. Da qualche mese, la showgirl argentina ha chiuso la lunga relazione con l'ex compagno Andrea Iannone, il motociclista con il quale è stata fidanzata per poco più di 2 anni. Benché le siano stati attribuiti diversi flirt negli ultimi mesi, Belén risulterebbe al momento single e quindi idealmente più propensa a guardare il suo passato sotto una luce diversa, magari fino a rivalutare la presenza nella sua vita dell'ex marito al quale è ancora profondamente legata. Chi se ne frega?